tutti ragazzi e ragazze, benvenuti sul mio canale. Ho il fiatone. Allora, oggi vi propongo un video per quanto riguarda acquisti fatti da acqua e sapone. Allora, questi acquisti sono stati fatti un paio di giorni fa, prima che mio figlio andava in vacanza, per il Ferragosto ovviamente, e quindi dovevo acquistare alcune cose per lui, alcune cose per me, quindi sono stata da acqua e sapone, dovevo prendere anche alcuni prodotti. Allora, vi faccio vedere l'unica cosa che non riguarda acqua e sapone, ma l'ho preso dai cinesi perché mi costava di meno, quindi l'ho voluto prendere, ed è il DO2 morbido, l'ammorbidente per quanto riguarda questa marca DO2. Non l'ho ancora provato perché ovviamente l'ho acquistato da poco e sinceramente non avevo nemmeno avuto la possibilità di sentire l'odore. L'odore è buono, devo dire. L'odore è buono, quindi devo provarlo e vi farò sapere. Se voi l'avete utilizzato, scrivetemi nei commenti. Se voi l'avete utilizzato, scrivetemi nei commenti perché sono molto curiosa di verificare se vanno bene oppure no. Poi, sempre scusate, da acqua e sapone ho preso il detersivo per i panni sole per quanto riguarda i capi scuri, perché anche se siamo in estate io lavo anche cose scure tipo magliette nere, jeans neri, pantaloni neri, lavo di tutto perché mio figlio ovviamente si cambiano sempre, quindi devo lavare eccetera eccetera, e tanto lo sapete, è inutile che ve lo dico sempre la stessa salsa. Vi dico i prezzi mentre ci sono. Il sole, vediamo se lo trovo subito, 1,49 euro. Poi, visto che li vedo proprio scritti in primis, ho preso due lip gloss di Maybelline a 11 euro, invece l'indomani erano a 8,90 euro, 9 euro, una cosa del genere. Comunque, uno l'ho aperto perché l'ho utilizzato subito perché lo volevo vedere. Sono dei lip gloss però molto coprenti, devo dire. Cioè, questo è il primo e questo è lo 006, e poi l'altro che adesso vi faccio vedere perché non l'ho aperto il telefono, perché non l'ho aperto, e che ne so io, dov'è la forbice, perché mi prendono le cose, poi tutti scocciati, è una cosa che non sopporto, credetemi, non sopporto. Lo so che è giusto perché toccano di tutto e di più, però mamma mia, non si può, non si può, no, non si può. Ok, dopo un lungo travaglio ora li devo passare, poi per togliere tutto sto coso appiccicoso, va bene, eh? Questo è lo 005 Petal, che è un po' più rosato, più malva, diciamo, come piace a me. Questo mi piace di più di quello là più rosa, però sono tutte e due buone, specialmente io con il tatuaggio. Oggi non ce l'ho messo una tinta labbra, specialmente io con il tatuaggio sulle labbra, anche mettendo soltanto un lip gloss è molto molto carino perché proprio ti colora le labbra. Poi, vabbè, andiamo avanti. E ho preso la crema per i capelli ricci, questa è sia per me che per mio figlio Andrea, perché la utilizziamo tutte e due, della della Adorn, e questa crema è costata 2,99 euro. Questa noi la utilizziamo sulla lunghezza dei capelli, mi è stata consigliata anche dalla mia parrucchiera, quindi ho preso questa. E poi ho preso quella che avevo preso la scorsa settimana, ma c'era lo sconto e quindi l'ho voluto riprendere, lo shampoo e la crema per i capelli ricci, sempre per quanto riguarda il mio tipo di capello. E questo è costata della Biopoint, era 7,90 euro meno 1,58 euro ogni confezione, quindi sia questa che l'altra. Quella era 7,49 euro, vabbè, una è 7,49 euro, una è 7,90 euro, e mi è stato tolto su giù 1,50 euro ognuna. Mi trovo bene con questi due prodotti, li sto utilizzando e sinceramente mi ci trovo bene sia con lo shampoo che con la crema.
Però mi sono accorta che ne avevo utilizzata troppa, specialmente qui nello ciuffone, e mi sono venute tipo le cose bianche. A me non piacciono, quindi le ho dovute rilavare i capelli e tutto, ma adesso è tutto a posto. Poi ho preso dei deodoranti, e quindi ho preso questo qui della Nivea, cioè sono tutti Nivea. Ho preso questi qua, tre della Nivea. Questo è Deo Beauty Elixir, per pelle protetta e liscia e delicata. Questo qui hanno il fatto che mi piace perché anche se lo mettono nel beauty, ragazzi, hanno lo scatto per non far uscire il prodotto. Poi ho preso questo qui Protection e Care, questa qui, sempre alcol 0%, 24 ore, eccetera. E poi ho preso sempre Deo Beauty Elixir per una pelle morbida dopo la rasatura, ed è questa qui. Quindi vediamo quale gli piace l'odore e tutto. E poi gli ho preso anche, perché quello già gliel'ho messo nella borsa, gli ho preso quello lì bianco e nero. Non mi ricordo adesso come si chiama, comunque quello bianco e nero. Aspettate, c'è scritto qua Nivea Deo Spray. C'era anche lo sconto a 1,99 euro, poi c'era lo sconto Nivea Spray 1,80 euro. No, vabbè, c'è scritto sempre così. Ok, vabbè. E questo era il primo sacchetto. Poi ho preso altre cosucce. Devo fare veloce, se no qua pace amen. Ho preso alcune cosucce. Allora, una cosa è questa, che è uno smacchiatutto. Questo l'ho visto su TikTok, l'ho visto utilizzare sulle scarpe. Se, avendo le scarpe bianche, ragazzi, specialmente Andrea adora il bianco, l'ho voluto prendere così se si sporcano lui può utilizzarlo benissimo anche se è in vacanza e si pulisce le scarpe, perché lui è molto molto fissato. E questo qui lo smacchiatore, smacchiatutto, è costato 1,30 euro. Poi ho preso la saponetta, questa qui, detergente viso solido. A me piacciono tantissimo le saponette. Questo è uno scrub pulizia profonda, la voglio utilizzare perché voglio vedere com'è. Ed è così, proprio la saponetta così a forma di saponetta. Questo è purificante, quindi Deodue svelto. Questo come si chiama? Nivea. Perché non c'è? Non c'è qui, non c'è. Non c'è quindi sarà un altro scontrino. E poi ho preso questo. Non c'è nient'altro, no. E poi ho preso questo, che è una specie di Clarisonic, della HQ, della Mini Brows. È una mini spazzola e questa è costata 14,70 euro. Non l'ho ancora utilizzata perché sinceramente non ho fatto in tempo. Vabbè, è in una specie di silicone e ha un pulsantino qua dietro che fa accendere il prodotto. Qui c'è scritto detergente delicato. Vi leggo cosa c'è scritto. Deterge delicatamente il viso grazie ai picchi in silicone e alle pulsazioni che attivano la microcircolazione e distendono i lineamenti del viso. La pelle è pulita in profondità, rassodata e luminosa. Tutti i tipi di pelle, venduta con un cavo USB. Quindi abbiamo anche il cavetto USB. Io l'ho presa verde. Diciamo Tiffany perché mi è piaciuto tantissimo il colore, quindi anche le pulsazioni, quindi ha il tastino. Questa la devo provare e vi farò sapere se l'avete utilizzata. Consigliatemi qualche prodotto da mettere sopra questa, diciamo, questa cosa. Poi al mercato ho preso due prodotti che mi sono costate l'ire di Dio, ma me li avevo presi in mano, quindi ero molto contenta di averli trovati. Aspettate che mi tolgo queste cose, sennò sporco la qualunque. Anche il glitter, quello, ok. Sinceramente mi sono trovata. Ho detto vabbè, ormai li avevo presi e quindi gli avevo detto: ah, che sono belli, finalmente li ho trovati, ma non credevo che costavano quasi 5 euro ognuno. Quasi 5 costavano. Comunque ho preso questi due profumatori per ambienti, cioè da spruzzare nei materassi oppure nelle tende e tutto, della Lenor. E ho preso questo qui,
freschezza, una cosa del genere. E questo Gold Orchidea. Questo è Spring e questa Orchidea. Comunque la profumazione è buona, però il prezzo è esagerato, cioè caspita, ne avrei preso uno soltanto, però poi mi sono sentita in disagio e quindi l'ho preso tutti e due. Non so se vi capita questa cosa, di prendere, io ad esempio preferisco tantissimo acquistare nei supermercati tipo l'Acquestapone, Frenza, eccetera, eccetera, perché lì vedi il prezzo, se ti conviene, se no ciao amen. Invece al mercato, siccome essendo anche colleghi, mi sono sentita in disagio nel dirgli tipo quando? Questa era la frase che avrei utilizzato. Allora, ho preso altre cose sempre da Acquestapone, tra cui questo perché lavando anche le cose della mia migliore amica, lei ha delle profumazioni più particolari, quindi gli ho preso questo ed è il Fabuloso, questo qui nella bottiglia grande perché era scontato, non mi dite quanto perché era scontato e quindi gliel'ho voluto prendere, era maxi formato 2 litri. E questo è il suo, diciamo, ammorbidente preferito, anche se io cambio sempre, non, sapete tutti che non utilizzo sempre lo stesso. Poi ho preso il detersivo per i piatti, questo qui, Rio, perché mi piace tantissimo perché ha l'odore di cocco, però questo mi sembra diverso. Latte di mandorla. Ah, questo è il latte di mandorla. No, quello pure è il latte di mandorla, aspettate. Sapete che è diverso? No, quello era il cocco, questo è il latte di mandorla. Oh, non mi ricordo quello che avevo preso prima. Comunque era il latte di mandorla, si sente veramente il profumo, è identico. E mi trovo bene, sinceramente ogni tanto quando il prezzo è buono lo vado comprando. Poi un altro detersivo dei piatti che io acquisto cambiando ovviamente fragranza e tutto è questo qui della Svelte ed è Zenzero e Limone. Quello al limone o all'arancio o all'aceto non mi piace, proprio fa. Vieni da vomitare. Questo invece zenzero e limone mi piace tantissimo e quindi acquisto questo e l'altro, se non mi sbaglio quello blu, che è blu, non mi ricordo. Comunque se io prendo i detersivi per quanto riguarda i piatti io li prendo sempre a 90 centesimi, 99 centesimi, sempre quello. Poi ho preso il Vanish perché era scontato e quindi ne ho presi due e ho preso questo bianchi, più bianchi, questi io li utilizzo quando faccio le magliettine dei miei figli e quelle mie perché abbiamo la passione delle magliettine bianche e quindi lo prendo spesso, io lo utilizzo dentro la lavatrice, un tappetto, io utilizzo i tappi vecchi, cioè dei detersivi da buttare, tipo questi così. Utilizzo quelli e li metto in lavatrice. Io con questi mi ci trovo benissimo, sinceramente, infatti li acquisto sempre comunque. Poi, vabbè, qui ve ne faccio vedere uno, è l'ammorbidente Tesori d'Oriente. Mi piace sia l'altro profumo che questo qui, mi piacciono tantissimo, li alterno quando specialmente sono scontati, li prendo in quantità industriale, questo è al patchouli e mi piace tantissimo il profumo. Mi piace, cioè mio figlio gli ho fatto la valigia, un profumo che emanavano quei vestiti puliti. Già mi viene da piangere. Perché poi me li porterà tutti sporchi. Bello, buono, 1,70 euro se non mi sbaglio è costato. E poi ho preso questo a 4,29 euro perché gli avevo scritto il prezzo. E le pods della Dixan. Quanti sono? Quanti pezzi sono? 25. Perché avevo già preso gli altri da Friends, se non mi sbaglio. E poi ho preso questi qui della Dixan perché il prezzo è in base alle pods conveniva. Poi ho preso le Fresh and Clean, questi qua nella pochette piccolina, cioè nella confezione piccolina perché li metto nelle borse piccole e quindi mi serviva e l'ho voluta prendere. Poi questo è cos'è? Ah, me l'ha data la ragazza di Acquestapone. Ogni tanto, siccome è una ragazza che noi conosciamo, siamo tra virgolette amici, ogni tanto mi mette delle cose nella busta, quindi mi ha detto, ma che è questa cosa? È una salvetta per ospite, un asciugamano per ospite, quindi grazie, carina. Poi questa, vabbè, non fa parte. Poi ho preso burro di cacao. Vabbè, infatti. Ho preso due burri di cacao della Labello. Questo è fondente labbra.
ed è senza oli minerali, che è questo qui. E poi questo qui che si è tolto dalla confezione. Sì, perdiamo capelli, Stefania. Della Labrosan, ed è questo con burro di karité e tutto nella confezione rosa. Non so se si vede. Io questi ne faccio fuori in quantità industriale perché li utilizzo tantissimo. Poi mi ha messo questo qui che non so che cos'è. Ah, uno shampoo. E poi ho preso i miei panni per quanto riguarda la pulizia. Io ne prendo tantissimo perché io ce n'ho alcuni nel bagno sotto, alcuni nel bagno sopra, gli altri ce l'ho in cucina, li utilizzo tantissimo. E sono questo tipo di panno che non lascia i pelucchi. Io quelli che utilizzo per il bagno, sarebbe tipo gabinetto, gli ho tagliato la puntina, quindi io so che quando io li lavo e tutto, quelli vengono riferiti per il gabinetto, poi invece quelle normali vengono riferite per il lavandino, per la vasca e tutto, però quelli per il gabinetto sono a parte. E comunque mi trovo bene anche con queste, il prezzo non è nemmeno caro. Ora non lo so se c'è. Ah, 1,40 euro e ce ne sono due. E quindi ne ho presi altri 2 pacchi perché veramente io ne compro all'infinito. Bene, per quanto riguarda quel sapone è tutto. Sì, per quanto riguarda quel sapone è tutto. Se non mi sbaglio, sì, avevo preso altre cose. Se non mi sbaglio, no. Le tinte labbra, no, l'ho fatto vedere, no, ho fatto vedere tutto. Bene, per quanto riguarda questi acquisti fatti da Acquestapone, per oggi è tutto. Ovviamente ci saranno le varie riprese. Niente, vabbè, non ho acquistato qualcosa che voi conoscete, anzi, ditemi se conoscete questo tipo di prodotto e se anche voi fate le brutte figure che faccio io, che li comprate anche perché il prezzo è esagerato. Niente, per quanto riguarda questo video è tutto. Io vi saluto, vi mando un grossissimo bacio e come vi dico sempre, se vi è piaciuto il mio video, spolliciate e se vi va, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!